Buongiorno. Scusi, un'informazione. Qui è chiuso. Gli orari dello spettacolo? Alle 18 e alle 21. Grazie. Prego. Che bel cane. È suo? Sì. Alano? Sì, sì. Se no, come fa a cagare? Ce l'ho. Il direttore? Sì. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Salve. Senta, oggi fate il primo spettacolo? No, domani apriamo. Ah, domani. Uh-huh. Niente, volevo sapere se era possibile avere un posto. Senta, noi effettivamente quando andiamo, diciamo, in ogni piazza dove stiamo, sì, ci sono anche occasioni. Lei sa fare il domatore? Domatore? Io? No, però c'ho un po' di paura con gli animali. Il clown forse, questo atteggiamento, diciamo, circense. Non ho mai fatto ridere nessuno, il clown non lo so fare. E allora, forse lo speaker, Lo speaker. Ma lo speaker nel senso... No. Li butta fuori forse? Butta fuori, no. Butta dentro, no. Butta fuori. Chiedo scusa, non è che voglio dire, ma lei viene qua, cerca un posto. Che posto le devo dare? No, è in prima fila, seconda fila. Sì, l'inaugurazione ci tengo. Sì, mi piace circa, mi è sempre piaciuto. E va, al botteghino devi andare. Ah, al botteghino devi andare. Chi che ha fatto della quella? Quale male? Benghio, signori, benghio alla grande inaugurazione. Me ne vado in giro così oggi per il paese. Carino. Bello, eh? Sì. Oh, e il direttore ha deciso per l'inaugurazione quando si fa? Sì. Domani, assolutamente, domani, per forza domani. Ah, forza. E a che ora devo dire che? Alle 10. Alle 10 mattina. Domani mattina alle 10 per forza. E vabbè, e se dovesse piovere? Si sposta nel pomeriggio. Assolutamente domani, per forza domani. Oh. E se poi piove pure nel pomeriggio? Vabbè, anticipiamo la mattina. Finisce mai di imparare, ve lo assicuro, perché adesso vi do una guida. C'era Alfredo che... Alfredo, eccoti qua. Alde. Buongiorno. Buongiorno. Alfredo, buongiorno. Loro sono tutti presidi, sì, della zona. Me l'hanno detto, no, assolutamente. Ecco, verranno con i nostri bambini, fai vedere tutti gli animali che abbiamo. Come no? Ovviamente dando... Non è che vogliono semplicemente, perché li conoscono bene, sanno anche tanto. Sono a vostra disposizione. Dai quelle nozioni in più che solo tu puoi dare. Beh, lei lo sa, direttore, d'altronde io e l'animale siamo una cosa sola. Appunto. Quindi... È bello quando c'è questa fusione, questo feeling. Sì, andate, vi lascio con le mani con Alfredo, lo chiamano il Piero Angela della situazione. Grazie. Un applauso. Non esageriamo, grazie. Buona passeggiata, ci vediamo dall'ufficio, poi ci organizziamo. Allora, vi accompagno, faccio strada. Benissimo, l'organizzazione del circo. Questa è Claretta che fa sempre i capricci. L'organizzazione del circo vi ringrazia in nome del direttore e io sono qui logicamente a vostra completa disposizione. Qualsiasi domanda vogliate fare, sono qui. Allora, qui partiamo subito con le come le chiamano? Con le palombe. Le palombe sono, ecco, le palombe sono 15 palombe, e passiamo subito a farvi vedere qui sulla nostra sinistra l'unica famiglia rimasta delle famose caprette di Heidi. Difatti, se lei nota... Senta, mi scusi, le caprette, io non ho fatto tempo a chiedere, signora, sui piccioni che mi interessavano. Comunque, signora, passiamo alle caprette. Oh. Ma noi non interessa che sono di Heidi. Vogliamo sapere fatti più specifici. Interessante, per esempio, la cosa più interessante di queste caprette è che, se avete notato, vi fanno ciao. Proprio perché vi hanno salutato, passiamo direttamente a questi bellissimi animali. Questa è una coppia di... Questa è una coppia di... No, cavalli tascabili. Cavalli,
familiari. Andiamo avanti, per favore. Oh, allora qua sulla sinistra abbiamo il lama. Il lama è un animale che lama, non so, è un gioco di parole che fa capire l'indole di questo animale. Senti, io ho capito l'indole sua. Certo, non capisce io niente. Io sono di a sua cose. Disposizione. Ma che sua disposizione? No, che finora non ci ha fornito una notizia qua, tecnica. Sono tanto a disposizione che passiamo all'altro animale. Qui sulla sinistra abbiamo il famoso toro delle pendici romane. Il toro delle pendici romane ha una caratteristica, ha le corna che tieni ed è bellissimo. Ma si nota anche dal manto. No, lei no, tutti i toni hanno le corna. Come no? Lei non è esaudiente. Lei è una persona poco qualificata. La pelliccia della signorina è fatta con le caprette. Sempre nervosino, sempre. Scusi, mamma mia, andiamo, direttore. Andiamo, dimmi. Vorrei chiedere una domanda a lei. Dimmi, veloce che me ne devo andare. Io stanotte non ho dormito. Perché? Pensare sembra una cosa. Che cosa pensi? Lei, quando arrabbiato, come adesso, diventa rosso. Vabbè, per forza, la pressione. E io sembra nero. Quando lei ha la febbre, diventa tutto giallo e io sembra nero, giusto? Quando lei manca il respiro diventa tutto verde e io sembra nero. E allora perché lei chiama me uomo di colore? Scusa, adesso io domando a fare lei, tutta la notte non ho dormito. Signore, mi scusi. Sì. Vorrei vedere i piccioni viaggiatori. E sono partiti, signore. C'ho solo due birre. Questo ci frecchiamo noi. Perché a quell'uomo ci piace pure la birra. A posto. Ci si infesse. Andiamo bene.